Benvenuto a Beh, guarda, se continuiamo a fare sempre finta che arriva il sindaco, quando arriva Furia è una cosa che veramente è una cosa che veramente non può essere considerata da questo signore senza cappello, non può essere il sindaco, è una cosa veramente, questa cosa non è giusta, guardi come che mi... con le guancette della gioia, meglio mai quando Furia fa le guancette della gioia io faccio subito come lui, ma dove sa che il sindaco vero eleva Furia, non il contrario, no? Allora io voglio fare, quindi sono sindaco sicuramente. Bellissima signora, no, signor sindaco, devo parlare delle modifiche, perché so che adesso Trieste Trasporti caverà del tutta una nuova gamma di servizi, quindi so che via Mazzini ad esempio sarà totalmente via Mazzini rinnovata. Trasformiamo, signori, perché qualcuno voleva farla biciclabile, qualcuno voleva farla camminabile, qualcuno automobile, noi abbiamo pensato via Mazzini navigabile, signori. La bellezza di questa cosa, così Bucci Bucci sarà contento, avremo le navi, avremo le navi della Costa Crociere direttamente Piazza Goldoni, ma la bellezza che arriva a queste navi della Costa Crociere direttamente in Piazza Goldoni e tutti quanti poter accorso un frappè al Gran Caffè, ma la bellezza come va via con specetto. Allora scusate, tutti quei lavori fatti lei via Mazzini per i binari, ma guardi, io dico questa cosa, i binari sono stati fatti prima ancora quando lì si ricorda, carissimo Furia, quando faceva si ricorda ancora di quando che c'era Ili, Riccardo Ili, che era stato anche presidente della regione, Riccardo Ili, che adesso non lo vediamo da tempo e va in giro per esso, insomma è diventato un po' Ili vagabondo, però adesso questa cosa lui aveva fatto queste rotaie, aveva messo queste rotaie senza pensare che già gli antichi romani erano contrari alle rotaie, tanto che dicevano sine qua non. Non era quello significato. Però comunque questa roba della viabilità comunque avrebbe un'importanza notevole, ad esempio anche so che prende dell'ispirazione anche da Roma. Beh, da Roma, per quanto riguarda i servizi, perché la gente ha bisogno dei servizi pubblici, caro Furia. E questa cosa importante dei servizi pubblici, che la gente magari scappa alla Lulu che è in mezzo a questa città e ha questo bisogno, allora noi abbiamo preso spunto da Roma, che hanno una via tutta dedicata, e stiamo parlando di via Condotti. E adesso faremo questa cosa bellissima. Una cosa bellissima, che noi comunque adesso ripasso le parole a Furia, come disse Garibaldi quando arrivò a Piccina, Obelisco. Un applauso alla Furia. Quindi, oddio, non era?